Riprendiamo la nostra diretta di Voce delle Chiese e io do con gran piacere il benvenuto, anzi il bentornato a Fabio Perroni della Consulta delle Chiese Evangeliche del Territorio Romano che è con noi. Buongiorno Fabio, bentornato, tutto bene? A te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Grazie per essere nuovamente qui con noi. Voi a Roma non vi fermate mai, siete un continuo proporre idee, cose e soprattutto giustamente anche quando vedete che una cosa funziona poi insomma la riproponete. Questo è il caso ad esempio delle cene dal mondo. Avete iniziato un po' in sordina a proporre questi appuntamenti gastronomici e adesso riprendete il calendario alla mano e ripartono con una prima data già ad inizio marzo, ripartono le cene dal mondo che è realizzata in collaborazione con la Diaconia Valdese, giusto Fabio? Raccontaci un po' la genesi e anche un po' l'evoluzione di questo progetto. Allora, l'anno scorso con il gruppo romano della CSD è venuta l'idea, come si dice a Roma, di stare sul pezzo. E quindi abbiamo pensato di organizzare queste cene con le persone accolte tra corridoi umanitari e altro a Roma, sia dalle chiese che da CSD e Federazione, proponendo un itinerario in diversi paesi del mondo per degustare, ma soprattutto per conoscere e scoprire le storie. Le persone, creare delle relazioni e diminuire le distanze che a volte possono esserci tra noi e le persone accolte. E abbiamo puntato sul cibo perché il cibo è convivialità, condivisione e racconta tante cose di noi e delle persone che provengono dagli angoli più sperduti del mondo. E, l'anno scorso, purtroppo, a giugno non si è potuta fare la cena ucraina perché le persone accolte hanno avuto vari problemi all'ultimo momento e abbiamo dovuto quindi annullarla. Quindi riprendiamo proprio dall'Ucraina insieme all'Albania, perché ci sono delle famiglie accolte qui a Roma che provengono dall'Albania e quindi abbiamo unito. Quest'anno faremo un itinerario per continenti, per cui iniziamo dall'Europa con Ucraina e Albania. E mi dicevi già l'altro anno hanno avuto un enorme successo, queste cene sono state molto apprezzate, la gente diciamo ha accolto positivamente la vostra proposta e siamo sicuri che anche quest'anno sarà così, quindi insomma vi aspettate un certo pubblico, una certa partecipazione? Allora, l'anno scorso è andato oltre le nostre aspettative, nel senso che noi abbiamo spostato giorno per giorno l'asticella, cioè eravamo partiti massimo 70 persone, poi abbiamo dire di no ci dispiaceva, l'abbiamo portata a 80, l'abbiamo portata poi a 90, a 100 abbiamo detto basta. E le due cene hanno avuto tutte e due circa 100 persone. Ed era, siamo partiti dalla Siria e siamo arrivati in Afghanistan l'anno scorso. Quindi, insomma, oltre ovviamente ad augurare in bocca al lupo anche per questa edizione, che appunto siamo certi avrà il successo analogo, possiamo anche sbilanciarci, Fabio, nel dire che la data, insomma, di inizio marzo, che ricordami è esattamente venerdì prossimo, giusto? No, sabato. Sabato prossimo. È la prima di un calendario che poi proseguirà di cene? È la prima di un calendario, nel senso che come ti dicevo faremo delle cene per continenti. La seconda dovrebbe essere tra fine aprile e inizio maggio con le famiglie accolte dalla Nigeria, Somalia e Libia. L'ultima a giugno, probabilmente, ma quasi certamente, in concomitanza con delle iniziative che stiamo cercando di mettere in piedi per la giornata del rifugiato, e praticamente l'ultimo sabato di giugno con una cena sudamericana che farà, perché associamo quest'anno, cerchiamo almeno di associare anche oltre alla cena, al cibo, ai racconti delle persone
accolte che ci raccontano le loro storie, anche mettere della musica proveniente da quei paesi. Spostate ancora l'asticella, continuate ad innalzare la proposta. Allora, dicevo prima in apertura che appunto la consulta delle chiese evangeliche del territorio romano è particolarmente attiva, ma non lo dicevo a caso, ma proprio perché così ci siamo sentiti pochi mesi fa per inaugurare questo ciclo di appuntamenti il venerdì sera, di momenti di preghiera, di riflessione sulla pace. Anche in quel caso è stata un'iniziativa che ha riscosso un grande successo, è stata molto apprezzata, so, da altri enti organizzatori che comunque c'è stata una buona partecipazione. Mi sembra di capire che anche questi incontri proseguono, giusto? Allora, questi incontri proseguono, adesso il prossimo sarà venerdì 1 marzo in Aula Magna della Facoltà. Questo incontro sarà leggermente diverso perché sarà, passami il termine, una preghiera cantata, nel senso che ci saranno alcuni cori, alcuni gruppi musicali e si pregherà attraverso la musica. Dopo di questo abbiamo pensato, visto che ci saranno poi tutte le iniziative per la Pasqua eccetera, di proseguire con una preghiera al mese, non più settimanale, almeno per i mesi di aprile e maggio. E per concludere anche questi, se riusciamo a trovare uno spazio all'interno delle iniziative per la giornata del rifugiato, un momento di preghiera per la pace che concluderà l'anno, oppure le iniziative del 2023-2024. Quindi, insomma, tante occasioni. Prego. Sì, scusami. Queste sono organizzate insieme al CIPAX, sì, che è il Centro Professionale per la Pace di Roma, e insieme alla Commissione GLAM della Federazione delle Chiese. Esatto, la consulta con CIPAX e con GLAM sono gli organizzatori di queste serate di preghiera, di riflessione sulla pace. E quindi, dicevo, tra le serate di preghiera e le cene sono momenti di incontro, è vero, di riflessione, occasioni di confronto, però direi che puntate molto sull'aspetto comunitario, quindi di creare appunto relazioni tra le comunità. Esatto. Allora, se posso fare un appunto, noi non siamo gli organizzatori, ma siamo un po' i promotori, perché l'idea di fondo è che la comunità che ospita la preghiera quel venerdì organizza, per cui passiamo anche da esperienze completamente differenti come incontri di preghiera, e passiamo anche a diverse modalità, cioè chi usa di più il canto, chi usa di più solo letture bibliche, chi certo. usa solo testi laici. Quindi è stata un'esperienza molto arricchente perché era aperta a 360 gradi. E questo è anche il bello, questo è anche il bello di questa esperienza. Esatto. È stata molto arricchente perché c'era di tutto, cioè ogni venerdì potevi trovare situazioni completamente differenti e anche sconosciute. E c'è qualcos'altro, Fabio, che bolle in pentola, o direi che insomma ne avete già abbastanza in questo periodo? Allora, un'anticipazione che spero non mi uccidano tutti gli altri e le altre, stiamo organizzando per i giovani un viaggio, speriamo di riuscirci, nei luoghi della solidarietà delle nostre chiese, delle nostre CSD, MH, eccetera, che dovrebbe portare un gruppo di ragazzi delle chiese romane tra Rosanno e Scicli quest'estate, con attività che sono un po' alla scoperta delle storie e del sistema di accoglienza che le nostre chiese fanno, insieme a un itinerario anche biblico, teologico, molto diciamo non ad alti livelli, ma per i giovani, in modo da costituire, se ci riusciamo, un gruppo di volontari che il prossimo anno possono essere sia animatori nelle chiese sia impegnati nelle varie attività
CSBMH qui a Roma. Insomma, davvero, però ancora, ancora vabbè, insomma, sì, hai buttato lì l'idea, poi noi auguriamo ovviamente la concretizzazione, però certo, poi bisogna, c'è un grosso lavoro di preparazione. Noi parliamo di eventi, di iniziative, raccontandole quando ormai stanno per realizzarsi, ma dietro le quinte c'è tutto un lavoro di preparazione, mesi e mesi di organizzazione, di coordinamento, se non altro, che insomma sono quelli che poi permettono la buona riuscita di una iniziativa. Quindi certo, speriamo che tutto vada come deve andare e che si riesca a concretizzare anche questo bel progetto. Bene, intanto io ricordo l'appuntamento sabato prossimo, quindi con la prima cena dal mondo, come ci dicevi Fabio, dedicata all'Ucraina, e poi la preghiera invece e Albania, Ucraina-Albania, e invece la preghiera cantata, questo momento di canto dedicato alla pace, alla facoltà Valdesi di Teologia, il venerdì sera. Grazie, grazie Fabio per essere stato con noi. Grazie a te per la disponibilità e un saluto a tutti. Un saluto anche a te, buon lavoro a te e a tutta la consulta delle chiese evangeliche del territorio romano. A presto, ciao Fabio. Grazie, ciao.